L'azzurro della maglia della nazionale italiana Under 19, che ha vestito con orgoglio, è velato di nero dopo aver appreso delle morti tragiche di Gianluca Salvetti e del padre Rafael, di 18 e 47 anni. Quest'ultimo, ex player del calcio a 5, era diventato nel tempo allenatore. Le loro vite si sono spezzate all'improvviso lunedì in seguito ad un incidente stradale in Brasile, nello stato del Paraná. La sorella minore, figlia delle vittime in auto con loro, ha subito lesioni gravi. Accaduto ieri in una giornata che doveva essere di festa per la famiglia, per il compleanno della sorellina di Gian, poi un destino inesorabile, inaccettabile per gli affetti più cari, ha stravolto i preparativi e la serenità di una famiglia riunita dopo il rientro del ragazzo in Brasile. Un dramma che dal Sud America ha subito toccato e commosso il mondo dello sport, in particolare in Veneto, visto che il 18enne vestiva la divisa del Futsal Giorgione di Castelfranco Veneto, giocando varie partite di campionato e di Coppa Italia. L'incidente mortale, secondo una testata locale brasiliana, è avvenuto a Porto Amazonas, nella regione di Gerais, dove era rientrato per una vacanza, come ogni estate, in visita ai parenti. Sulla zona imperversava il maltempo, lì stava trascorrendo la sua stagione invernale. Pare che alla guida del veicolo, finito fuori strada per evitare un'auto proveniente dal senso di marcia opposto che ha invaso la corsia, ci fosse il padre Rafael. Fatale per entrambi lo schianto su un ostacolo al di fuori della carreggiata. Tutti e due morti sul colpo.